Buona salute a tutti dal nonnino del fai da te. Oggi è il 15 di agosto e questa mattina mi si è rotta la tapparella, si è proprio staccata completamente una stecca. Per cui è impossibile oggi ordinarla e farla arrivare in tempi brevi, per cui farò una modifica provvisoria in attesa di sostituire completamente la tapparella nei prossimi giorni. Buona visione a tutti! Per prima cosa inizierò a smontare il cassonetto, svitando le sei viti. Ovviamente non tutti i cassonetti sono fatti nello stesso modo, la maggior parte è fatto a incastro. Per cui in quel caso bisogna dare dei colpi secchi verso l'alto per togliere il coperchio. Ecco fatto. Adesso posso togliere il coperchio. E a questo punto vediamo la situazione. Dentro c'è il pezzo della tapparella che si è spaccato. Adesso dobbiamo alzare praticamente la vecchia tapparella per poterle collegare insieme. Alzo manualmente la tapparella e la blocco infilando nei binari due stecche di legno, di plastica, quello che abbiamo. Questo per esempio è un tubo della corrente, delle canaline della corrente. Le infilo nel binario e poi faccio scendere la tapparella che automaticamente si bloccherà. A posto. Ora togliamo la stecca rotta. È un po' corta, e infiliamo la stecca nuova. La tapparella non sale fino in alto. Questo succede sempre ogni volta che si rompono e quindi bisogna procedere a allineare nuovamente la cinghia con la lunghezza della tapparella. Quindi procederemo in questo senso. Sollevo quindi il più possibile la tapparella. Poi con due fermi, che sono quelli che ho usato prima, blocco la tapparella nel cassone. E adesso devo procedere a sfilare dalla puleggia la corda e fargli fare i giri giusti. Disfo quindi il nodo che la tiene ferma e modifico il numero di giri necessari. Rinfilo quindi
nell'alloggiamento, nel buco che c'è nella puleggia, la cinghia e rifaccio naturalmente il doppio nodo di sicurezza, uno e il secondo che non ci sta, non ci fa male. Adesso è a posto. A questo punto possiamo togliere i fermi e liberare la tapparella e farla scendere. A questo punto non ci resta altro da fare che riavvitare il nostro coperchio. La stecca della tapparella è praticamente tranciata, si è spaccata completamente ed è quindi evidente che ormai la tapparella è marcia e va sostituita completamente. Utilizzerò quindi questo pezzo di stecca per prendere la misura. Ok, la tapparella funziona perfettamente, anche se è lavoro provvisorio, come ripeto. E quindi posso dirti che se il video ti è piaciuto, metti un bel like e iscriviti al mio canale. Ricordati di attivare la campanella in modo da poter vedere tutti i miei prossimi video. Buona giornata a tutti!